Ebbene ragazzi, e benvenuti in questo ennesimo video. Oggi ragazzi siamo qui per fare la reaction a un video di Story Impact Italia. Allora, pretende troppo dalla madre, sempre di più dalla madre, le daremo un'importante lezione. Iniziamo. Oh, che è successo? Basta, non mi va più. Ma come non ti va più? Hai fatto un morso! Uno! E già hai iniziato e già mi ha fatto in tutto. Andiamo? Ma hai lasciato metà panino? No. Metà? Fammi vedere. Basta, non mi va più. Ma fammi vedere. Basta, non mi va più. Un morso gli ha dato. Andiamo? Ma hai lasciato metà panino? Non mi va più. Aspetta, che Ma è fai? Mi scema? aiuta. Te lo mangi, è buonissimo, sicuramente sarà buonissimo. I panini sono sempre buonissimi. Parlo. Perché tanto non lo mangio? Dalla quello là che è davanti a te. Ma non si spreca il cibo. Ci sono tante persone che vorrebbero questo pezzo di pane. Che cosa dovrei fare? Di certo non me lo porto in giro. No, no, non. Mamma mia, raga, già, in 24 secondi sono più incazzato di non so cosa. Di sto leone qua. Buttarlo. Dallo a me, lo porto io. Il portagibbe è diventato. Ho freddo, non chiedo soldi, ma qualcosa che mi riscaldi. Dai, no, i panini no. No, perché poi ha detto vuoi una coperta, per favore. Allora, mamma, mi compri la nuova PS5? Ma stai zitto! Ma non hai già la 4? Non ti basta? Ma quella vecchia, voglio quella nuova, ovviamente. E godo, cade, potevi pure... Mamma mia. Cavolo! Ti potevi pure cacciare metà ciocche di capelli, farti uscire romperti il naso, così ero contento. Ma non preoccuparti, la lavo quando arriviamo a casa. Ma non vedi che è rovinata? Me ne Che compri rovinata! una nuova. Stefania! Ma che cosa ti dice il cervello, eh? Che scema, glielo Non dice, volevi perché lo è. capitare! Ma tu lo sai quante persone vorrebbero questa felpa, eh? Oh, ancora con queste cose, che cosa ci posso fare io, eh? Di certo non vado in giro conciata così. No, 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 aspetta! Non gettarla, dalla a me. Un armadio, l'armadio di Lollipocket. Cioè, loro passano e ne vedono il senza tetto e non gli danno nulla. Dagli qualcosa, cretino! Allora, mamma, la PS5, dai, Gli hai dai! detto già due volte, sta zitto! Apposta. 600 euro. Vedo subito. Ma è scema questa, raga. Ma poche scarpe ha? Allora, cioè... Stefania, ma seriamente hai dato un calcio a questi soldi? Eh sì, è una palla Sono per lei. 50 centesimi, mamma. Quella che è lei, una palla. Chi se ne frega? Ma non dovresti gettare così i soldi? Di certo I soldi. non mi ci posso comprare la PS5 con... Ma che c'entra? Ora deve morire, ma senza... Vabbè, dai. Ora butta tutto, perché con quella cosa che butta non si può comprare il PS5, cioè. Quelli. Oh, ma questi stupidi 50 centesimi, prenditeli! Ma stupida sarei te, cioè. Sai, mentre tu ti focalizzi su tutto ciò che non hai, C'è la PS5. ci sono persone che vorrebbero ciò che hai. Cos'è? Vero. Diamine stai parlando? Sta parlando che se è una scema, se è questa, è una po... cioè, non è povera, è più brava, ma molto più brava. È una persona brava, non come te che sei una merda. Te lo mostro. E mostracelo. Vedi quel signore là? Che faccia di merda. Voglio che tu dia questi panini a quel signore. Che cosa? Puzza, è sporco. No, non esiste. Allora, Che che ha tu dia detto? questi panini a quel signore. Che cosa? Puzza, è sporco. No, non esiste. La sua maglietta quando dice che puzza e sporco, quell'altro signore. Ma Così. pensa alla tua E tu maglietta! vuoi la tua PS5? Allora fallo. Uno schiaffo se non lo fa. Oh, non è un'ape. Salve.
So che sono solo degli scarti. Degli però... scarti, sono appena nuovi, dato solo un morso. Se li vuole. Va come trema, poverino, lo so che questo in realtà è già che tatuaggi. Fake. È tutto recitato, proprio è tratto dalle storie vere, raga. Sì, grazie. Ma perché? Mamma mia, poverino. Grazie. Grazie, Dio, grazie alla mamma. E questo? Lo darò a me. Questo figlio. Posso portare a mia figlia. L'ho già visto qualche settimana fa il video. Perché stasera non sapevo nemmeno cosa darle da mangiare. Mamma mia, che vita, raga, poverino. Grazie davvero. Prego, grazie. Prego, prego. Non so quanto conta per me questa cosa. E si vede. Grazie. No, boh, raga, mamma mia. Non pensavo che quegli scarti potessero significare qualcosa per lui. Sicuramente non per te, perché li stai andando a buttare. Io che volevo buttarli. E infatti. Visto? Non abbiamo ancora finito. Vieni. Ora vanno dagli altri. Allora, adesso voglio che tu dia questa felpa a quel signore lì. Credo che il signore... non gli interessa che è sporca la felpa. Anche con un chilo di terra là sopra la vorrebbe. Basta che lo riscalda. Ok. Vai. Salve, scusi. Spero che possa esserle utile. Anche se l'ho macchiata prima. Ma che gli interessa a lui? Grazie. Grazie, grazie. Sa, ho avuto molto freddo stanotte. Stanotte, poverino. Le uniche cose che c'ho è solo questa maglietta. E si vede. Grazie, grazie per avermela data. Che Dio ti benedica. Anche a lei. Non penso proprio. E quanto questa conta per me. Grazie, grazie di cuore. Di nulla, cretina. Ma che è sto trattore che sei? Mamma mia. Così contenta di non averla buttata adesso. Come ti sei sentita? Bene, eh? Sì. Allora, abbiamo ancora un ultimo step da fare. Andare da quell'altro a dargli 50 centesimi. Voglio che tu dia questi 50 centesimi a quel signore là. Vai. Mamma mia, quanto mi fa incazzare questa. Salve, scusi il disturbo. Il disturbo? Io dai 50 centesimi il disturbo. Cioè. Spero che possano essere d'aiuto. A voglia. 50 centesimi? Sì, lo so, non è abbastanza. Lo so, scusi. No, ha cambiato. Prima no normale, poi no. Questo è mio figlio. E dove l'hanno trovata la foto? Su Google. Comunque, recitazione di questa ragazza. Proprio la maestra che dice all'asilo: la mia ragazza. Sì, vabbè. Un mio alunno è caduto ed è morto. Questa è la sua recitazione di sta ragazza. Che ne ha me? Cavolo, 50 centesimi per comprare il biglietto e andare a trovarla, perché sono mesi che non lo vedo. Che felicità! Non sa quanto questo sia importante per me. Ma poi che si è versato caffè? E se ne va senza neanche dire di nulla, nulla! Pensa, grazie a quei 50 centesimi lui può vedere suo figlio stasera. Mamma, perché piangi? Perché sono molto fiera di te. Ha voglia. Sai, per darti quello che hai, ho dovuto lavorare duramente. Alla tua età
Non avevo tutto quello che sto dando a te adesso e... Lo sappiamo perché non ho tempi lui. Io ho capito... Cioè, tu... Cioè, i miei genitori... Non avevano nulla di quello che ne so io. Non avevano manco... Cioè, mio papà... Lasciamo perdere perché non so che dire, ragazzi, scusate. Sto sbagliando cercando di preservarti dalle crudeltà della vita, perché è necessario che tu conosca veramente come vanno le cose. Adesso l'ha conosciuto, dopo 17 anni, dopo 20 anni. Hai ragione, mamma. Mamma. Mi ero concentrata così tanto su ciò che non avevo che mi sono... Ciò che non avevo. Sono dimenticata che c'è gente che... Che c'è? Ma come parli? Quello che già ho. Sono così fiera di te. Che ti compro la PS5 se lo dici l'ammazzo. Che ti sei meritata? La PS5? No, non ne ho più bisogno. Brava, almeno. Davvero, sono contento con quello che ho. Grazie, mamma, per avermi fatto capire. Quello che non apprezzi tu per qualcun altro è oro. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Lasciate like, iscrivetevi e ciao!